Ciao amici di All For Hunters, siamo qui alla Savage per fare un factory tour nella quale vedremo come vengono costruite le armi della Savage. Ma bando alle ciance, entriamo! Lo showroom della Savage è particolarmente interessante, esiste un esemplare di ciascuna arma che praticamente è stata prodotta da Savage dal 1894 ad oggi, quando ancora si chiamava Stevens, e effettivamente mancano pochissimi pezzi, tra cui purtroppo la 1907 dei trial per l'arma da fianco, per la 45 ACP, ma il resto è tutto qui. Veramente notevole. Hi, Wayne Cronwell here from Savage Arms. I am a senior material supervisor here. I also handle all the tours. So today vedremo oggi il processo di produzione delle nostre armi, cominciando dalle canne, come le tagliamo, foriamo, realizziamo la rigatura e successivamente le profiliamo, ma soprattutto come le raddrizziamo manualmente. Vedremo poi, nello stesso modo delle canne, come realizziamo le azioni con il trattamento termico e alla fine come assembliamo tutte queste parti nella calciatura ottenendo un'arma finita. Queste sono le barre di acciaio che verranno poi tagliate per ottenere le canne e le azioni. Le barre tagliate e forate sono le basi per le azioni, in questo caso delle Axis. Una brocciatrice a controllo numerico verticale di grande potenza. Le azioni di molte carabine Savage, come le 110 che vediamo qui, sono però per la maggior parte ancora realizzate su brocce orizzontali ad impostazione manuale. Le azioni poi subiscono un trattamento termico semi-automatizzato con un processo ad induzione. Tutte le azioni Savage sono ottenute per asportazione di truciolo su macchine CNC da billetta di acciaio o di alluminio a seconda del tipo di azione. Questa macchina realizza l'azione delle carabine Impulse partendo da un blocco di lega 70-75 per lavorandola completamente per CNC fino ad arrivare al prodotto praticamente finito, come vediamo qui. Il numero di macchine a controllo numerico soltanto per le azioni è impressionante. Il processo di produzione delle azioni e delle canne procede di pari passo parallelamente. Queste sono delle macchine per la foratura profonda delle canne. Una volta forate e pulite, le canne vengono rigate con un processo di bottonatura che ancora oggi è in larga parte manuale. Si tratta di una delle lavorazioni critiche per ottenere il livello di precisione che Savage garantisce sulle proprie armi. La matrice deve essere in grado di generare la rigatura nel modo migliore possibile e l'esperienza dell'operaio specializzato è fondamentale. Ogni calibro ovviamente ha la sua matrice, qui ne vediamo alcune. Le canne partono tutte di uguale lunghezza e vengono tagliate e tornite al profilo desiderato. In questa fase si fa anche la filettatura della volata. Savage è estremamente orgogliosa del fatto che ancora oggi utilizza un operaio super specializzato per il raddrizzamento manuale delle canne, a cui tra l'altro riconosce molto del livello di precisione delle sue canne. Si tratta di un'operazione che noi abbiamo visto molte volte nei factory tour in Italia, ma che soprattutto negli Stati Uniti non è molto comune. Successivamente le canne vengono inviate al processo di realizzazione delle camere utilizzando delle apposite frese.
Queste azioni complete di canna sono pronte per essere rifinite con la finitura desiderata. Subito dopo troviamo un'area dove c'è lo stoccaggio delle azioni dotate di canne pronte per essere inviate alla linea di assemblaggio finale. Per Savage il controllo di qualità è estremamente importante e il laboratorio è fornito di ogni possibile apparecchiatura di controllo per mantenere il livello di qualità delle loro armi. Finalmente arriviamo nella zona dove ci sono le linee di montaggio delle varie armi prodotte da Savage. La produzione è organizzata in modo da realizzare dei macro elementi composti da sottoassiemi che vengono poi successivamente assemblati in un'arma completa. Su questo banco l'operaia sta montando il sottoassieme otturatore di una carabina della serie 110. Sempre su una testa otturatrice di una carabina modello 110, l'operaia sta montando la molla e il pistoncino dell'espulsore. E questo è un macro elemento completo. Il montaggio finale della canna e dell'azione deve essere ovviamente realizzato con l'otturatore in modo da poter stabilire il corretto headspace. Qui vediamo il montaggio dell'azione su una carabina modello 110 ultralight con canna Proof Research. E qui vediamo il serraggio del famoso barrel lock nut che permette di settare con estrema precisione l'headspace della canna. Un altro sottoassieme fondamentale è ovviamente il pacchetto di scatto e qui vediamo il famoso acco-trigger di invenzione Savage che viene realizzato, montato e controllato da un'operaia specializzata. Non stupisce vedere centinaia di carabine rimfire, d'altronde la percussione anulare è particolarmente popolare negli Stati Uniti. Finished rifles in Savage Arms. Questo conclude il nostro factory tour alla Savage Arms, ma non è finita qui. Continuiamo con la costruzione di un'arma interamente assemblata da noi. Si tratta di un fucile Impulse in calibro 7 mm PRC e con questo impareremo letteralmente come si fabbrica un fucile qui in Savage Arms. La carabina Impulse Mountain Hunter che sto per costruire mi seguirà in Italia e a breve potrete vederne una prova completa su All4Shooters e All4Hunters.com. Non nascondo una certa emozione sapendo che questa sarà una carabina che mi seguirà probabilmente per moltissime avventure sia di caccia che di tiro, ma in finale abbiamo fatto poco più di un semplice assemblaggio perché molti dei sottoassiemi
proprio per la natura della linea di produzione Savage, erano stati già montati e provati prima di arrivare in questa che è la stazione di assemblaggio finale. Comunque è stato realmente emozionante. Alla fine ho costruito e provato in Savage la mia carabina. L'azione Straight Pull Impulse ha delle caratteristiche davvero interessanti che si notano molto nell'assemblaggio, come ad esempio il fatto che non c'è bisogno di fare lo headspace, perché questo è già stato creato e controllato nel barrel extension della canna e quindi nell'assemblaggio non c'è bisogno di preoccuparsi di questo fatto. Lo scatto acco-trigger viene impostato di fabbrica a due libre di sgancio. Grazie al fondo piatto dell'azione Impulse e alla struttura di bedding della calciatura AccuFit, il montaggio del calcio è estremamente semplice, non comporta alcuna operazione particolare, salvo il serraggio alla coppia prescritta delle viti, un'operazione rapidissima e semplicissima. And then when you screw that in, just push this down, get out of the way. Il serraggio finale si controlla con un'apposita chiave dinamometrica. Do it in the shoulder, it's much better. Yeah. If you do it here, it's very unnatural. Okay. Yeah. Dopo un controllo funzionale sommario dell'azione, ci muoviamo e andiamo a effettuare i tiri di prova in poligono. La nostra carabina Impulse Mountain Hunter è in calibro 7 mm PRC e la prova di sparo consiste nel tirare 3 cartucce del commercio nel tunnel e in morsa. This regular standard load. This, when you close the bolt, put it on safe, okay? You go forward. Dopo i tiri si effettuano alcune operazioni per controllare che il pacchetto di scatto sia sicuro. That's just the safety checks they do. Yep. Basically, it's almost as if we did a pre-through for stills or video. It's running. It's not hot at all. That's what the proof research barrel does. Is it makes it so it doesn't get as hot. Well, thank you so much. You're welcome. Ciao ragazzi, questo è il fucile che abbiamo costruito. È il Mountain Hunter Impulse della Savage in 7 mm PRC. Un po' di orgoglio perché anche se con un po' di aiuto l'abbiamo smontato e rimontato più volte e adesso è il nostro fucile sotto tutti i punti di vista. A presto ragazzi e continuate a seguire all4hunters.com.